Ti ringrazio. Allora, insieme abbiamo scelto l'assalto sulla pedana gialla in cui troviamo Eloisa Passero contro Rossella Gregorio. Beh, si tratta di un match tra un derby, diciamo, tra gruppi sportivi, perché abbiamo un atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri, un atleta invece delle Fiamme Oro, quindi della Polizia di Stato. Sarà sicuramente un match molto tirato, anche perché siamo sulle fasi terminali della gara, quindi ovviamente da qui si accede sul podio. Le ragazze hanno comunque alle spalle una gara piuttosto lunga, anche in confronto agli altri campioni italiani, in cui di solito, diciamo, il numero dei partecipanti è molto ristretto. Quest'anno, a causa ovviamente della situazione pandemica, si è optato per una gara che ha visto molti più partecipanti, quindi alle spalle il loro cammino è stato sicuramente molto più lungo. Vediamo quindi a questo punto chi riuscirà a portarsi a casa un posto sul podio. Ci troviamo sul 3-1 per Rossella Gregorio Salernitana, in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri, allenata dal maestro Lucio Landi. Dall'altra parte, come diceva giustamente Leo, Eloisa Passero, padovana ma trapiantata a Roma, allenata dal maestro Cristiano Imparato, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la Polizia di Stato. Nelle altre semifinali troviamo Lucia Lucarini e Loretta Gulotta sulla pedana rossa. In questo momento la Lucarini conduce per 5-3. Sulla pedana verde il match tra Benedetta Baldini e la Taricco non è ancora iniziato, e nel quarto di finale Michela Battiston contro Chiara Mormile. Ma torniamo sul match della pedana 4, Leo. Vediamo che in questo momento la Gregorio mette la sua quarta stoccata, quindi momento sicuramente di positività per Rossella. Vediamo Va. una stoccata leggermente dubbia, Anche questa volta sicuramente. Rossella va a cercare il ferro, vediamo cosa giudicherà Costanzo, coadiuvato da Zaccone al videoarbitraggio. Vediamo questa coppia d'arbitraggio La Metina, entrambi gli arbitri di buona esperienza. Entrambi comunque arbitri con alle spalle una serie di gare internazionali, quindi stiamo parlando sicuramente dell'elite, della classe magistrale. Vediamo che viene giudicata la stoccata con l'ausilio del video come una parata e risposta. Ricomincia il match 4-2 per la Salernitana. Trova l'errore della Gregorio l'arbitro Costanzo e quindi premia la Passero 4-3 in questo momento. Ancora sul ferro la Gregorio, un match per il momento svolto quasi tutto al centro nei 4 metri. Sì, vediamo che sicuramente entrambe le atlete stanno cercando di mettere grande pressione a centro pedana. Questo comporta inevitabilmente un susseguirsi di azioni in cui, non lasciando ovviamente lo spazio all'altra atleta, si ritrova ad avere un'azione a centro pedana che ovviamente l'arbitro deve saper gestire, perché in questi casi ovviamente è fondamentale anche la sicurezza dell'arbitro, che giudicando in maniera univoca le stoccate ovviamente non lascia troppo spazio a interpretazioni e quindi dà anche sicurezza di conseguenza agli atleti stessi sulla pedana. Ricomincia il match, nel frattempo la Lucarini conduce 7-5 sulla Golotta nella pedana rossa. Ancora una stoccata della Gregorio, 7-4. Ennesima stoccata al centro pedana, Leo, nessuno dei due vuole rinunciare a lavorare al centro e quindi Beh, si continuano con le stoccate al centro pedana. assolutamente sì, sicuramente si tratta di atleti che si conoscono molto bene, come un po' insomma tutti gli atleti che arrivano sicuramente alle fasi finali, perché si tratta di persone che tirano insieme nei numerosi ritiri collegiali e ovviamente anche alle gare. Quindi diciamo che è una scherma che si basa molto sull'approccio tattico e sull'impronta che si vuole cercare a dare al match. Stiamo parlando quindi di un grande dispendio di energie, non solo fisiche ma anche mentali, per essere in grado di dare proprio la propria impronta e la propria via al match, che sennò potrebbe diventare molto complicato. Vediamo alla pausa, 8-6, chiude Gregorio in vantaggio. Chiedo quindi alla regia di Corato Renault di spostarci sulla pedana verde in cui la Taricco conduce 7-3 sulla Baldini. Vediamo la Taricco, che devo dire che ha avuto oggi un percorso molto molto positivo, un giovanissima atleta del gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare, che devo dire che quest'oggi ha tirato fuori davvero un grande stato di forma. Si è aggiudicata diversi match, probabilmente data la sua giovane età, non semplicissimi per lei, che invece è riuscita a portare a casa con una discreta sicurezza. E Sì, adesso si Leo. ritrova a combattere, insomma, quest'ultimo match prima di poter accedere, diciamo, alla parte alta della classifica, quindi del podio.
e sì, cresce. Te lo confermo, la Taricco ha battuto nei 32, nei 64 la Gargano, poi ha avuto la meglio sulla Preara, adesso si trova a dover affrontare Benedetta Baldini. Nel frattempo torniamo sulla 4, grazie sempre al contributo prezioso di Corrado Terranova, ricomincia il match tra Rossella Gregorio e Eloisa Passaro. Vediamo anche se riusciranno a mettere in pratica i suggerimenti dei rispettivi maestri. C'è un movimento in anticipo, esattamente, un movimento di anticipo che viene punito giustamente dal giudice di gara con un avvertimento, un cartellino giallo. Di nuovo un movimento in anticipo, questa volta da parte della Gregorio. Questo ovviamente è inevitabilmente l'adrenalina, è il momento topico del match dopo la pausa, in cui diciamo che le gambe probabilmente iniziano a sentire sia la fatica della gara sia la fatica del match. Ancora Rossella che avanza cercando il ferro, è una peculiarità di Rossella che spesso si è contraddistinta per questi attacchi con il ferro. Beh, sicuramente Rossella è un atleta che si trova molto bene a giocare col ferro, a parate, a rispondere con le prese di ferro, quindi inevitabilmente ha un istinto che tende sempre a ricercare appunto la lama dell'avversario. Ovviamente nel momento in cui non la trova, tutto potrebbe diventare più difficoltoso, però diciamo che per ora siamo sul 9-7, quindi sta continuando la sua striscia positiva. Nel frattempo vi aggiorno sulle altre semifinali: Gulotta Lucarini 9 pari e Baldini Taricco conduce la Taricco per 9-5. Anche l'ultimo quarto di finale Battiston Normile sono in punteggio di parità in questo momento. Torniamo sulla penna gialla, prende fiato Rossella Gregorio, 10-7 il punteggio. Questa volta viene premiata la presa d'iniziativa di Eloisa Passaro, che riesce diciamo a prendere il tempo all'avversario e quindi a coglierla impreparata. La Gregorio ha provato un attacco sulla preparazione che però non è stato premiato. 10-8. Nel frattempo la Battiston conduce per 13-9 nel match sulla penna blu. 10-8 il punteggio sulla penna gialla. Adesso arriva prima al centro la Gregorio e riesce quindi a entrare in misura, no? A distendere il braccio quando era ancora col braccio piegato la Passaro. Esattamente, questo proprio attacco sulla preparazione da scolastico, che tra l'altro la scherma poi è abbastanza meschina, quindi esattamente la stessa stoccata nel punto successivo è stata messa a segno dalla Passaro, quindi diciamo che ovviamente in questa fase, ricordiamolo, è molto importante la freschezza mentale, perché il fisico sicuramente inizia ad affannare, quindi l'importante è fare meno errori possibile. Ecco qui, tantissimi attacchi sulla preparazione in questo assalto. Vediamo qual è stata la scelta della Gregorio in questo momento, se continuare a lavorare sul ferro. Di nuovo un attacco sulla preparazione della Passaro, appunto. È un match che si sta sicuramente svolgendo con una grandissima fase nei 4 metri. Nel frattempo la Battiston vince 15-10, quindi è la prima semifinalista. Attacco giudicato simultaneo dall'arbitro Vincenzo Costanzo, c'è una richiesta di video da parte di Eloisa Passaro, l'arbitro insieme al suo secondo Vincenzo Zaccone stanno rivedendo la stoccata al video per poi dare il verdetto finale. Vedremo se confermerà il simultaneo, sembra dell'idea. Confermato il simultaneo. Attacco tocca, 12-11, ecco che di nuovo Eloisa si rifà sotto. Nel frattempo la Taricco conduce 14-10 sulla Baldini e la Gulotta conduce 13-11 sulla Lucarini. La Gregorio tenta una seconda risposta in volo, così perlomeno viene definita,
Tuttavia l'arbitro assegna una sorta di malparé, quindi l'attacco di Eloisa tocca subito. C'è una richiesta di video da parte dell'atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri. Vediamo se adesso ovviamente al video la stoccata viene confermata. Sarà interessante vedere questa stoccata, la ricostruzione di questa stoccata, perché al video difficilmente si sentirà il rumore del ferro. E quindi e infatti qui ancora una volta l'esperienza dell'arbitro la fa da padrone, perché sicuramente avere sia una visione della stoccata in tempo reale che viene al video data la parata e risposta inevitabilmente influisce tanto. 13-11 per la Gregorio. Nel frattempo è la Taricco, la seconda semifinalista. Quindi la seconda semifinale sarà Taricco Battiston. Ancora un attacco sulla preparazione Leo e la Gregorio vola sul 14-11. Eh sì, una stoccata giudicata assolutamente in maniera corretta dall'arbitro, un errore di braccio della Passaro che prende sì iniziative di gambe ma compie appunto un movimento in più con il braccio armato. La Gregorio riesce a prendere il tempo e a mettere a segno la stoccata. Parata e risposta in chiusura, quarta risposta da parte della Gregorio, che fa valere probabilmente la sua maggiore esperienza. Voliamo quindi sulla pedana rossa grazie al contributo di Corrado Terranova e Lucia Lucarini, che conduce 14-13. Dal match sulla pedana rossa si avrà l'avversaria di Rossella Gregorio. Ed è così Lucia Lucarini che vola in semifinale, quindi la prima semifinale sarà Gregorio Lucarini e la seconda semifinale sarà Taricco Battiston. Nel frattempo lo speaker ha appena chiamato le semifinali di sciabola maschile con Curatoli, Neri e Samele Gallo. Leo, un pronostico sulle semifinali maschile? Beh, sicuramente si tratta ancora una volta di atleti che sono sicuramente abituati